tutti, benvenuti al Bologna Nerd Show. Siamo allo stand Asmodee. Questa è la seconda volta che partecipiamo a questa fiera e come l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro ottimo da parte dei partecipanti, sia dai giocatori veterani che dai neofiti. Il nostro stand è coloratissimo, quest'anno siamo sdoppiati, siamo in questo stand che vedete e anche un'altra area nell'altro padiglione dedicata solamente a Keyforge. Questa è la nostra area di Keyforge, siamo qui con molti tavoli dimostrativi e i tornei. Sia ieri che oggi abbiamo organizzato un sacco di tornei, abbiamo distribuito molti premi. I tornei partono appena arrivano 8 persone e ne abbiamo già fatti tantissimi. Quindi in realtà la gente sta arrivando, il gioco piace, ci divertiamo e questo è Keyforge. Un gioco... Si può dire figo? Sì, si può dire figo. Un gioco molto semplice, sì, tutti ci possono giocare ed è molto carino e divertente. Ci possono giocare tutti, anche bambini piccoli, cocentori. Qualsiasi età. Sì. Economico, abbordabile da tutti. È bella proprio per quello, che unisce tanto. Sempre tavoli pieni, sempre giocatori in gamba, volenterosi di giocare e anche di imparare. La gente è molto contenta, si sono divertiti e poi con i premi che avevamo, tipo tutte le sfide delle nostre fazioni, la gente è andata a casa molto contenta. Abbiamo in dimostrazione gli ultimi giochi usciti nel 2018, alcuni siamo riusciti a portarli già a Lucca in dimostrazione, altri noi appunto ve li presentiamo in questa fiera. Abbiamo dato invece i nostri cari manuali di D&D in mano ai nostri amici di Nick Games. Abbiamo anche le colonnine digitali dove potete trovare le app dei nostri giochi, soprattutto quelli più amati come per esempio Ticket to Ride e Pandemic. Queste fiere sono un ottimo momento per scoprire appunto passioni assieme alla propria, sostanzialmente videogiochi, fumetti e giochi da tavolo cavalcano un po' la stessa onda, possiamo dire. La fiera è andata molto bene, siamo contenti di questa seconda edizione della fiera, della nostra seconda partecipazione, tanta gente, pubblico molto ricettivo e siamo contenti, senz'altro torneremo l'anno prossimo.